Allora, ragazzuoli, questo è il risultato di una fantastica e unica cipolla caramellata che metteremo alla fine sulla pizza, ma diciamo sulla parte un po' più... cioè la metteremo a crudo, ecco. Nel frattempo, adesso vi faccio vedere le mie due fantastiche pizze che adesso vi metteremo tutto il resto, quindi mettiamo la salsa. Calcolate che la base è di tuminia, quindi comunque diciamo che di per sé è molto pesante come pasta. Spargiamo la nostra pizza. Sinceramente, ragazzuoli, da sola non l'avevo mai fatta, sono sincera. L'ho sempre fatta con mia mamma, con mia nonna, con mio fratello, comunque sempre dato una mano, ma proprio nell'impastare, sinceramente è la prima volta. Devo dire che qualche buchetta a parte nella pasta, ma diciamo che non è proprio colpa mia. È andata bene, dai. Ora scopriremo se è andata realmente bene di gusto e tutto quando ora le inforneremo e si capirà più o meno qualcosa. Ok, mettiamo il nostro galbanino. Voglio fare una pizza margherita normale e una con le cipolle e patate. Quindi qua mettiamo solo il galbanino, così. E nell'altra ci mettiamo la mozzarella Santa Lucia. Bella grossa a pezzettoni e basta, perché già vi ho detto che la cipolla e le patate già sono cucinate, quindi alla fine le mettiamo semplicemente alla fine. Ok, mi lavo le manine e inforniamo. Inforniamo la nostra fantastica pizza. Mettiamo una qua. E una sotto. Adesso ve le faccio vedere. Eccole qua. Forno a 200 gradi, ovviamente ventilato. Niente, adesso sistemo un po' il bordello che ho fatto. Nel frattempo faccio vedere delle piccole news. Candeline a parte, questa è profumata dell'IKEA e quest'altra. Guardate, ragazzi, cosa abbiamo comprato. Ta-da! Molti di voi l'hanno già visto sui social, soprattutto su Instagram, la fantastica luce dell'open space nel nostro soggiorno da film. Vi ricordate che noi avevamo detto che volevamo comprare una lampada tipo gigante per fare l'effetto? Ecco, abbiamo comprato questa, sempre da IKEA, di questo tessuto un po' di carta, della bellezza semplicemente di 30 euro. Bellissimo! Poi varie cosine per la casa, bicchieri, bicchierucci. Poi finalmente abbiamo sistemato gli asciugamani. Lei stamattina l'ha pestato col trapano, questi qua di acciaio. E niente. Penso proprio che ci vediamo dopo per i risultati. Ovviamente, ragazzuoli, mettete sempre l'olio sotto, perché non si sa mai.